Perfetto. Bene, buongiorno a tutti, è un piacere incontrarvi oggi in questa stanza virtuale. Vi do il benvenuto a mio nome e a nome di tutti i partner che mi hanno supportato nell'organizzare questo evento, che a breve poi vi presenterò. Io direi di entrare subito nel vivo della questione e vi condivido lo schermo per illustrarvi un po' il percorso della giornata. E quindi datemi conferma del fatto che si vede sostanzialmente il... Laura, mi confermi che si vede? Perfetto. Quindi, allora, buongiorno, ancora buongiorno. Vi dicevo, benvenuti a questo ciclo di workshop che abbiamo organizzato qualche settimana fa. Siamo già al terzo appuntamento di questo evento che abbiamo pensato per cercare di fornire delle risposte, per quanto possibili, ovviamente di tipo metodologico, al tema della continuità dopo la fase di lockdown e in questo nuovo contesto da affrontare, nuovo per tutte le imprese, dove ovviamente ci sono ancora tanti punti interrogativi. L'idea era proprio quella di riflettere insieme a speaker di qualità, insieme ovviamente al vostro contributo. Infatti vi invitiamo ad intervenire, a fare domande, insomma, a creare un'interazione con tutti i nostri ospiti, proprio per riflettere sulle metodologie, le tecnologie, le competenze necessarie in questa nuova fase per tutti quanti noi. Io sono Andrea Cioffi, sono, per chi non mi conosce, docente in Università Cattolica di Communication Management e sono il fondatore di Digital Dictionary. Siamo nati 6 anni fa con l'obiettivo di lavorare sui temi della digital transformation e lo facciamo in 3 ambiti specifici: l'apprendimento, la consulenza di posizionamento comunicativo per aiutare a supportare lo sviluppo certamente del business, ma anche per supportare gli HR nell'acquisizione dei talenti necessari. Ed è per questo che oggi ovviamente parliamo di employer branding, ovviamente per ricoprire posizioni rilevanti e per affrontare sfide importanti del mercato del lavoro. E poi ovviamente sviluppiamo piattaforme sia a supporto dell'apprendimento che della consulenza di posizionamento comunicativo. Ovviamente i temi cardini sono il marketing, la comunicazione, la vendita e il customer service, ma poi avremo modo ovviamente di riflettere su queste tematiche. Io ho potuto organizzare questo ciclo di workshop grazie a dei partner prestigiosi che vedete ovviamente qui, a partire dal patrocinio dell'International Advertising Association, di cui ho l'onore di essere vicepresidente per l'Italia, un'associazione che nasce più di 80 anni fa a New York, che è presente da oltre 60 anni in Italia e che ha l'obiettivo di dettare un po' le regole, gli standard della comunicazione nel mondo, con una presenza in più di 40 capitoli, in 40 paesi. E lo dico perché con un pizzico d'orgoglio insieme a persone che sono qui oggi presenti, stiamo proprio lavorando in questo momento a un manifesto per creare un po', come posso dire, i principi di ispirazione per ambienti di lavoro che siano attrattivi per le generazioni native digitali. Siamo ormai quasi arrivati a costruire il manifesto, stiamo per lanciare una ricerca scientifica. Sentirete parlare di questo manifesto perché ci hanno lavorato diversi HR manager e diversi esperti della comunicazione. Ovviamente non posso che ringraziare poi i partner, a partire da Copernico, e saluto Angela Gamerro che ci sta ospitando almeno per ora virtualmente, ma io spero di poter replicare questa bellissima esperienza anche fisicamente negli spazi bellissimi di Copernico. Poi Angela ti lascio la parola per un saluto. Voglio ringraziare HubSpot perché ci ha permesso ovviamente di andare avanti in questo periodo particolare dove l'omnicanalità è stata un po' interrotta dall'assenza di prossimità. HubSpot è la piattaforma per l'inbound, in questo caso recruiting, per l'argomento di cui parliamo oggi. La sua tecnologia ci ha permesso veramente di andare avanti senza interruzione. E ringrazio Adib che è qui presente per tutta la mano e il supporto che ci ha dato in questo periodo e ringrazio anche Emanuele Caronia di ExLab perché è ovviamente il nostro partner tecnologico perché ci ha permesso ovviamente di fare in modo che tutti i diversi sistemi aziendali potessero parlarsi e funzionare attraverso delle adeguate integrazioni. Ovviamente
Per ultimo, ma non per questo meno importante, ringrazio Dario di Indeed, oggi è un nostro speaker importante, per fare delle riflessioni sul mondo dei talenti e su come ovviamente attrarli per affrontare le sfide del post-crisi ovviamente che ci sarà. Quindi veramente grazie, cedo la parola giustamente ad Angela perché seppur virtualmente ci sta ospitando oggi. Grazie Andrea e benvenuti a tutti. Come giustamente hai detto, siamo in uno spazio virtuale quest'oggi, ormai portiamo avanti questi appuntamenti dal mese di maggio sicuramente, secondo me abbiamo iniziato a chiacchierarne a fine aprile. Ci sarebbe piaciuto davvero poterli organizzare all'interno dei nostri spazi fisici, adesso è ancora difficile poter ospitare un evento come quelli a cui eravamo abituati qualche mese fa. Ma non mancheremo, non appena ci saranno le possibilità, di replicare anche all'interno di uno dei nostri edifici. Per chi non ci conoscesse, Copernico è una rete di business center sul territorio. Abbiamo 7 centri attivi su Milano, uno attivo a Torino e siamo in apertura in diverse altre città italiane. Una delle cose che alle quali teniamo molto è il fatto che non offriamo solo degli spazi, ma uno dei nostri valori fondanti è proprio quello del network e della community fatta sia dai clienti che vivono quotidianamente il luogo e dalle relazioni che via via abbiamo instaurato con una serie di soggetti esterni che fanno parte del nostro ecosistema. Questo ciclo di workshop è esattamente la testimonianza perché siamo riusciti a mettere a fattor comune una serie di partner di eccellenza, infatti tu ringrazi me Andrea, ma io a mia volta ringrazio te perché sei riuscito veramente a strutturare un percorso con speaker, partner e patrocinatori di assoluto valore e speriamo che questo valore possa essere percepito anche dai partecipanti a questo ciclo. In attesa quindi di rivederci il prima possibile in una delle nostre location, ripasso la palla ad Andrea e ringrazio tutti i partecipanti. Grazie, grazie Angela. Sì, assolutamente. Tra l'altro non è stato casuale il fatto che abbiamo scelto di organizzare questi workshop un po' a valle di questo periodo particolare dove ci sono stati tanti webinar online. Lo chiamiamo workshop forse con un preciso obiettivo, cioè quello innanzitutto di coinvolgere dei relatori di primo ordine che possano trasferirci sicuramente delle implicazioni manageriali importanti sul tema e sulle competenze specifiche che ovviamente loro presidiano, ma noi vogliamo che ci sia interazione tra voi e loro e quindi per questo veramente vi invito a fare domande. Potete farle in chat, potete alzare la mano, intervenire e questo sicuramente darà valore a questo momento di incontro. Ma poi perché ci sono ovviamente anche dei momenti di takeaway, ve li presenterò alla fine, quindi vi metteremo a disposizione alcune soluzioni che potete portarvi a casa e farci ovviamente le giuste riflessioni all'interno della vostra organizzazione, lo vedremo alla fine di questo workshop. Ok, allora entriamo nel merito, nel vivo della questione. Io, nonostante veramente ho due o tre slide da farvi vedere, ma vorrei poi dare a questo incontro un tono molto informale. Poi, infatti, l'ho già detto ai miei graditi ospiti che insomma faremo una chiacchierata, quindi ci saranno insomma uno scambio di punti di vista anche per dare a voi la possibilità di riflettere e di intervenire. Oggi parliamo ovviamente di employer branding e di brand reputation, quindi sostanzialmente la sfida sembra enorme perché essere percepiti come un valido lavoro, datore di lavoro in tempi di cassa integrazione, quindi in tempi di crisi, penso che sia la sfida, una delle sfide più difficili che oggi le imprese sono chiamate ad affrontare, anche perché il mondo sta cambiando molto velocemente, probabilmente in questi mesi è cambiato forse più di quanto non sia cambiato negli ultimi, boh, forse 5-10 anni, voglio azzardare, e come posso dire, no? Di talenti c'è bisogno, cioè in questi grandi momenti di cambiamento
servono le persone giuste nelle giuste posizioni, ma come fare ad attrarle, come fare a trattenerle se poi ovviamente la brand reputation in qualche modo può essere minata? Ovviamente ne parleremo con i nostri ospiti. Guardate, qualche settimana fa ho fatto un post un po' provocatorio su LinkedIn e sono uscito con questa immagine: il lavoro è un'esperienza di consumo. E non vi immaginatevi, voglio dire, il rumore che ha fatto questa frase. Ovviamente non è casuale, perché è un'esperienza di consumo, perché se ci pensate, mentre lavoriamo consumiamo l'unica risorsa che nella vita non possiamo rigenerare, cioè il nostro tempo. Sembra una banalità, però è così. E allora, se è vero che noi oggi viviamo nell'era dell'economia dell'esperienza condivisa, dove un brand riesce a generare valore se quello che offre, attenzione, è trasformabile in un metatema narrativo, cioè se qualcuno riesce a trasformarlo in una storia su Instagram, è un'altra provocazione molto forte, però rifletteteci, siamo noi quando facciamo dei consumi, voglio dire, delle operazioni di consumo normali, no? Da un viaggio a un ristorante, a un acquisto per lo shopping o per la vita quotidiana. Quindi capite che se il lavoro diventa un'esperienza di consumo al pari di altre esperienze, forse anche la più importante, la prima esperienza di consumo, come viviamo dentro, la possibilità di comunicare in un certo modo, la possibilità di raccontare l'esperienza di vita che viviamo al suo interno diventa importante. E probabilmente diventano molto importanti anche le conversazioni tra pari all'interno dell'ambiente di lavoro, probabilmente, non dico le recensioni, ma forse quasi, in grado di influenzare la scelta di un ambiente di lavoro da parte di un talento potenziale o tale. E quindi, insomma, le imprese dovranno riflettere su questo tema per, diciamo, gli anni a venire. E oggi proveremo a mettere qualche risposta. Sicuramente dobbiamo porci questa domanda: come viene percepito il tempo all'interno della vostra impresa? Ma attenzione, un tempo che non è neanche più un parametro importante per misurare la produttività all'interno della vostra impresa, perché se c'è qualcosa che in questi mesi abbiamo imparato a capire, spero, mesi di smart working o di home working forzato, è che il tempo e lo spazio non sono più parametri di produttività, quantomeno una certa visione rigida dello spazio e del tempo. C'è un tempo diverso, un tempo di relazioni, un tempo di condivisione, un tempo di apprendimento, altre, come posso dire, dimensioni forse più soggettive del tempo stesso, e che però sono importanti nella percezione delle persone. E allora dobbiamo porci un po' di domande per capire che valore stiamo offrendo, quindi se diciamo sono ben evidenziati i fattori critici di successo di quella che è la strategia di employer branding all'interno dell'azienda e se la stiamo comunicando in modo adeguato e non solo in modo autoreferenziato, perché quello che viviamo come consumatori all'interno delle nostre economie è che ovviamente diamo sempre più fiducia al parere di chi prima di noi ha già vissuto un certo tipo di esperienza e non solo al messaggio, come posso dire, top down, autoreferenziato di un'azienda che ovviamente fa un certo tipo di comunicazione. Quindi mettere bene a fuoco la strategia di employer branding e i suoi fattori critici di successo. Posizionarsi sui canali digitali come valido datore di lavoro, lavorare certamente sulla comunicazione di questa strategia, ma cercare di influenzare le conversazioni tra pari diventano tre, diciamo, aspetti molto importanti. Anche per creare degli ambasciatori, perché attenzione, probabilmente su questi dobbiamo fare leva per diffondere una certa immagine. Allora, prima di passare alle domande verso i nostri relatori, mi avvio veramente facendovi vedere un po' il percorso sul quale noi stiamo in qualche modo lavorando, ed è un framework metodologico che poi potrete come primo takeaway scaricare per approfondire questo tipo di percorso. È proprio questo, cioè è molto importante, come punto numero uno, mettere a fuoco la strategia di employer branding,
per fare in modo che la comunicazione di questa non sia occasionale e casuale, ma che sia ancorata un po' ai driver del valore di impresa. E poi prendono avvio sostanzialmente due percorsi paralleli che non possono essere trascurati, ma che devono essere affrontati in modo parallelo. Cioè, da un lato, lavorare su una comunicazione strutturata della strategia, dove tutti i processi comunicativi di impresa, con riferimento ovviamente alla strategia di employer branding, siano allineati ai driver del valore che voi potete offrire. Ovviamente misurando continuamente le performance e aggiustando il tiro dove questo diventa ovviamente opportuno e necessario. E questo consente di fare sostanzialmente due cose. Da un lato, di presidiare in modo organico i motori di ricerca. Ne parleremo oggi con Cristina che sta affrontando un progetto del genere, quindi essere organici, essere ben posizionati in modo organico sui motori di ricerca vuol dire che su certe chiavi di ricerca voi ci siete, ma siete in prima pagina. E grazie ad HubSpot questo tipo di lavoro lo possiamo fare, grazie all'inbound, no, diventa veramente possibile. Ovviamente non basta, serve anche presidiare i paid media e soprattutto per il recruiting, e in questo Indeed ha molto da dire, ha molto da raccontare, e ovviamente con Dario ne andremo a discutere. Lavorando però non solo sulla comunicazione, ma dobbiamo lavorare anche sulla diffusione di una cultura digitale in impresa, e ce ne siamo accorti proprio in questi mesi, lavorare sulle digital soft skill e quindi su una cultura digitale da diffondere in azienda aiuta sostanzialmente che cosa? La creazione di potenziali ambasciatori del brand che possano da dentro raccontare all'esterno quanto un certo ambiente di lavoro sia potenzialmente attrattivo, quindi sia veramente di qualità. Ed è molto più credibile se qualcuno che lavora all'interno dell'azienda lo possa raccontare verso l'esterno. Quindi andiamo a far leva sul passaparola sostanzialmente, no? Quindi sull'essere sostanzialmente ambasciatori del brand. Entrambi queste due dimensioni portano ovviamente, lavorando sulla comunicazione, sugli ambasciatori, ci portano ovviamente ad aumentare il numero di curriculum in target. Poi ovviamente il resto diventa possibile lavorando su le persone non vanno solo attratte ma vanno anche mantenute, abbassando ovviamente il turnover, e due temi importanti da presidiare sono ovviamente il miglioramento della comunicazione interna, perché non c'è una comunicazione esterna efficace se non si lavora bene sulla comunicazione interna. E Angela, se ti ricordi, è stato una delle prime evidenze che è emersa durante il primo workshop, lavorare sulla comunicazione interna. E poi continuare ovviamente a sviluppare il potenziale interno per fare in modo che le persone siano sempre in linea con l'evoluzione, no, delle soft skill che il mercato richiede. Quindi su questo framework metodologico vorrei intavolare la discussione con i nostri ospiti, e vi presento Daniele Del Gobbo, Talent Acquisition and Employer Branding Manager di Esselunga. Grazie Daniele per esserti unito a noi. Buongiorno a tutti. Il piacere di presentarvi Cristina Magaglio, che è responsabile comunicazione, content and media di Alleanza Assicurazione. Grazie anche a te Cristina per esserti unita a noi. Buongiorno a tutti anche da parte mia. E infine vi presento Dario Dodrico, che è il Senior Sales Director Italy di Indeed Italia. Grazie anche a te Dario per essere qui oggi con noi. Grazie a te Andrea e a tutti quanti per questo caffè che prendiamo insieme questa mattina. Un bel inizio di giornata. Assolutamente, assolutamente. Allora, io a questo punto interromperei anche la condivisione dello schermo, così almeno ci vediamo un po' tutti insieme. E comincio con il giro di tavolo e vorrei proprio cominciare da te, Daniele. Sì. Allora, Esselunga catalizza da sempre molta, molta attenzione, e probabilmente forse in questo periodo di crisi ne ha catalizzata anche di più, certamente per il settore nel quale voi state operando. Questo ovviamente ha delle implicazioni molto forti sulla comunicazione della strategia di employer branding.
E quindi immagino che voi abbiate dedicato tantissima attenzione in questo momento alla comunicazione della strategia di, appunto, di employer branding. Ci racconti come un po' è cambiata la comunicazione in questa fase così nuova e così particolare per tutti noi? Certo, allora è stato un periodo assolutamente, anche se pur breve, molto intenso e pieno di cambiamenti, anche a volte da una settimana all'altra. Diciamo che la nostra strategia di employer branding negli ultimi anni è sempre stata quella di far percepire Selunga come datore di lavoro, non soltanto come datore di lavoro di un supermercato. Ecco, fino a qualche anno fa l'employer branding lo facevano i nostri punti vendita, non avevamo una comunicazione esterna mirata a far percepire come si lavorasse invece in Selunga. Da un po' di anni a questa parte invece abbiamo cercato di strutturare la comunicazione esterna e l'employer branding su alcuni concetti come intanto più attuali come la sostenibilità, il sostegno alla comunità dove eravamo presenti, che comunque ci legava un po' anche al business che facevamo. Dall'altra parte anche la trasformazione in atto in Selunga, quindi la digitalizzazione, la innovazione dei processi, delle organizzazioni, un po' ovviamente tutte le collaborazioni con l'università, quindi tutto il mondo job, career, eccetera. E questa era stata la nostra strategia fino, diciamo, a questo anno. Inizio 2019, come raccontavi molto bene tu, abbiamo poi iniziato un progetto di ambassador, perché avevamo modificato poi la modalità di comunicazione, ovviamente quella top-down continuava, però le abbiamo affiancato anche una comunicazione più trasversale fatta dai nostri collaboratori. Avevamo sempre utilizzato i nostri testimoni all'interno delle nostre pagine, ad esempio social, però questa volta volevamo modificare, quindi far parlare all'interno delle loro pagine i nostri collaboratori, affinché fosse meno autocelebrativa e più anche spontanea la comunicazione. Bene, purtroppo a marzo abbiamo dovuto rivedere un po' tutti i piani, quindi un progetto bellissimo, iniziato, ma stoppato immediatamente perché dai primi di marzo abbiamo davvero avuto anche noi il lockdown della comunicazione, perché ci siamo dovuti subito rivedere e capire quali strategie portare avanti. In quel momento non era importante parlare di Selunga come employer, ma era importante parlare di Selunga come sostegno alla comunità, ad esempio in un periodo dove, come dici tu, il nostro ruolo era centrale nell'approvvigionamento e dove tutti ben sapete, se siete nostri clienti, che abbiamo avuto notevolissime difficoltà nel supportare la domanda centuplicata dell'e-commerce in quel periodo. Quindi dovevamo far vedere come Selunga era vicina alla comunità e allo stesso tempo la sicurezza che cercavamo di dare ai nostri lavoratori, collaboratori che erano in prima linea tutti i giorni in un servizio che era indispensabile in quel momento. Se vi ricordate, sembrava di essere entrati in una fase di pre-conflitto dove tutti arrivavano ai supermercati e svuotavano gli scaffali. E davvero è stato... Io stesso sono andato in supermercato a rifornire gli scaffali per dare una mano, perché c'è stato un periodo davvero dove sembrava che dovessero chiudere i supermercati dal giorno dopo. E questa è stata un po' la prima fase, che è durata circa un mese, diciamo, un mese e mezzo. Dopodiché c'è stata una seconda fase invece dove piano piano si è cominciato a convivere con questa strana nuova normalità. E quindi da una parte la comunicazione è sempre continuata sul tema Covid, ovviamente, perché dovevamo far vedere comunque tutte le iniziative che stavamo lanciando. Dall'altra però abbiamo timidamente ricominciato, anche grazie magari al supporto dell'università, che anche loro si sono piano piano riapprocciate al mondo del virtuale, a fare delle testimonianze, a raccontare quello che stava avvenendo, ma davvero con un tono molto molto cauto. Quindi se dovessi fare un peso, 70% della comunicazione era ancora legata al periodo dell'emergenza attuale, e un 30% invece a delle piccole iniziative che iniziavano a venire fuori, con un tono davvero molto molto prudente. Diciamo che nell'ultimo periodo invece la nuova normalità si è trasformata in una normalità, quindi ad esempio tutto il mondo delle università è ripartito a pieno regime con tutti i career day, ad esempio, business game che avevamo dovuto interrompere, siamo riusciti a riprenderli, gli hackathon, eccetera. Quindi abbiamo potuto ricominciare a riparlare ancora di Selunga, ad esempio, per tutto quello che riguarda il mondo di attrazione di talenti, quindi tutto il mondo job e career. Abbiamo ricominciato a fare delle testimonianze in università, questo ci ha consentito quindi di raccontare quello che Selunga fa all'interno. E quindi siamo ritornati senza abbandonare, diciamo, quello che era il concetto
dell'emergenza attuale, siamo tornati piano piano ad una normalità, ma virtuale. Quindi è molto simpatico vedere che si, ad esempio, nei post su LinkedIn si susseguono tutti questi racconti con le faccine dentro agli schermi. E però ecco, ti dico, oggi sembra quasi che ci siamo abituati a questa situazione e addirittura l'efficienza della macchina sembra anche migliorata un po' per certi aspetti, e questo ci piace anche un po' raccontarlo come employer branding, perché comunque abbiamo, dopo un periodo dove dovevamo essere prudenti e rispettosi della situazione gravissima che stavamo vivendo, abbiamo fatto vedere che si poteva comunque andare avanti anche in questo periodo, e che soprattutto per noi riguarda gran parte il polo milanese, nonostante fosse molto colpito, si fosse subito rinvigorito, ecco, dopo i primi due mesi un po' di KO. Abbiamo ripreso anche il progetto di Ambassador, che, come dici tu, davvero è una chiave vincente per il futuro. I nostri primi 4 Ambassador hanno raccontato le loro esperienze, non legate all'emergenza Covid, ma legate a delle esperienze lavorative che hanno fatto, dei progetti che hanno portato avanti, quindi un po' disruptive rispetto al momento, con un grandissimo seguito. E davvero, a chi si approccia al mondo dell'employer branding, e chi oggi è presente e che lavora in questo ambito, lo consiglio davvero, perché il seguito che hanno e l'engagement che creano è davvero importante e diverso da quello che avevamo normalmente. Quindi oggi che dirti, Andrea? Oggi siamo contenti di ricominciare a parlare con un linguaggio più comune a quello che era stato fino alla fine di febbraio, e bene o male siamo ripartiti con tutti quelli che sono i nostri progetti, che vertono soprattutto lato employer branding, a qualificare Selunga, come ti ho detto all'inizio, come un employer, non come un supermercato. Quindi questo è un momento per noi abbastanza bello, ecco, di ripartenza e di nuova energia. Grazie Daniele, quindi forse questa, diciamo, sfida alla digitalizzazione poi magari è stato anche un impulso a rafforzare questa immagine positiva, più dinamica, più forte. Magari dopo ne parliamo e lo affrontiamo per capire insieme quanto veramente la digitalizzazione vi ha aiutato un po' anche nel processo di recruiting. Grazie veramente per il tuo intervento, e adesso vorrei invece passare a Cristina. Ciao Cristina, buongiorno. Io ho avuto anche il piacere di conoscere, di collaborare con te, e ho visto che voi credete tantissimo nell'omnicanalità, soprattutto con riferimento al processo di recruiting. Avete investito tantissimo da questo punto di vista, e certamente il tuo ruolo, quello della comunicazione, è determinante per supportare una visione omnicanale anche del recruiting, per integrare bene la dimensione online con quella offline. Solo che a un certo punto, quando ci eravamo convinti dell'importanza di questa omnicanalità, una delle sue due dimensioni, quella fisica, quella offline, è venuta un po' meno. C'è stata questa assenza di prossimità, ormai, come amiamo definirla. Come è cambiato il tuo lavoro in questo periodo? Allora, sì, grazie della domanda. Effettivamente, Andrea, è stato un periodo molto complicato. Mi unisco a Daniele veramente nel raccontarvi un po' quello che è accaduto in questi mesi. Sono stati mesi diversi in cui noi abbiamo rivisitato anche un po' la nostra strategia, ritoccata. C'è da dire una cosa, e qua mi riferisco un po' a quello che è stato anticipato sia da te Andrea sia da Daniele. Noi vi racconto un po' l'esperienza nostra di Alleanza. Alleanza è una compagnia che è del gruppo Generali e si occupa prettamente di un business assicurativo, sia di Ramovita che di Ramotanni, per le famiglie italiane. E siamo sempre stati quelli che andavano a casa del cliente, quindi arriviamo alla parte fisica. Quindi questo momento di lockdown è stato per noi un momento di grande, molto particolare, perché a questo punto non potevamo più vedere i nostri clienti, non potevamo più andare a casa del cliente, e devo dire che qua forse l'impostazione passata della strategia di employer branding, che ha voluto negli anni, appunto tu la conosci molto bene, rivisitare sia da una parte l'offerta di Alleanza come datore di lavoro, e quindi proporsi sul mercato
in questo senso, e dall'altra parte rivalutare, cioè valutare molto bene quelli che erano i benefici ricercati, ha dato i suoi frutti, perché a quel punto noi avevamo solamente un canale, quello online, quello digitale, da utilizzare in tutte le sfaccettature. Però grazie al fatto che avevamo impostato, se vogliamo, e avevamo già una rete molto digitalizzata, avevamo impostato bene dei contenitori di comunicativi che potessero essere utili, e soprattutto avevamo lanciato il progetto SMILE, un progetto che vede 1400 ambassador che parlano di Alleanza come un buon posto di lavoro, cioè raccontano la loro esperienza in tutte le loro sfaccettature per sui social media. Lo fanno in maniera professionale, li avevamo educati, nel senso che li avevamo formati nell'essere, in usare la technicality dei social media, e devo dire che c'è stata un'impennata pazzesca di contenuti nel raccontare sia da una parte la vicinanza verso i clienti, perché sta nel loro DNA, essendo 12.000 consulenti assicurativi, chiaramente un po' tutti si sono cimentati nell'andare a essere vicini ai clienti con i canali social soprattutto, quindi parliamo di Facebook e Instagram, ma anche LinkedIn, dove sostanzialmente si raccontava, c'è stata una continuità di racconto per andare a spiegare che anche durante il lockdown non potevamo essere comunque un buon datore di lavoro. Tant'è che questi 1400 che hanno raccontato su LinkedIn prettamente la loro esperienza in Alleanza hanno fatto anche recruiting. Quindi il loro ruolo all'interno del network territoriale che hanno li ha visti come punti di riferimento, proprio forse anche i primi punti di riferimento per avvicinarsi all'azienda, per capire un po' meglio qual era il ruolo nuovo di consulente assicurativo, che si discosta un po' da quello che è magari lo stereotipo dell'agente assicurativo, ma che vuole andare ad avere anche un ruolo sociale nelle famiglie, nell'andarli a accompagnare nelle scelte di vita. E questa attività molto forte sui social ha avuto dei numeri veramente molto alti di contatti, quindi decine di milioni di contatti si sono succedute sui social media, sia su Facebook che su LinkedIn, sia per quanto riguarda i clienti, ma anche per quanto riguarda i recruiter. Quindi forti anche di questa esperienza con gli smiler, quelli che noi chiamiamo smiler, che sono 1400 persone, che fanno l'attività di ambassador, quindi raccontano l'azienda all'esterno, abbiamo lanciato un'altra campagna, una campagna che si chiama Fatti Avanti, proprio recentemente, l'abbiamo lanciata sui social media, quindi l'abbiamo lanciata su LinkedIn in primis, andandoci a mettere a confronto con gli studenti, le persone che comunque stanno cercando oggi un'opportunità lavorativa, e l'abbiamo fatto con un job talk che raccontava quali erano i valori che portiamo avanti, il ruolo, la formazione, il coaching che viene previsto, insomma tutto quel percorso che poi avviene in Alleanza. Questa maggiore trasparenza, questa facilità di comprensione anche di quello che succede in azienda, detta dalle persone che la vivono, ha comportato anche in questo periodo di lockdown una continuità di business, ma una continuità non solo di business assicurativo, ma una continuità di recruiting. Quindi abbiamo chiaramente spostato tutto quello che erano i punti nevralgici di comunicazione i nostri talent day, li abbiamo portati in virtuale, però diciamo c'è stata continuità, e devo dire che ancora oggi la maggior parte delle persone che vengono a lavorare in Alleanza, che noi appunto selezioniamo i nostri talent, arrivano dal passaparola, come dicevi tu, cioè dagli ambasciatori, dalle nostre persone che sul territorio
valorizzano i nostri contenuti editoriali, quindi abbiamo una fortissima fabbrica di contenuti editoriali, questo tecnicamente va detto perché va poi rinnovato e dato un contributo a questi ambassador, perché ovviamente possono trovare spunti, personalizzarli ogni volta che vogliono, però è anche vero che magari qualche suggestione, qualche elemento, qualche infografica, qualche elemento di valorizzazione può essere utile a loro. Devo dire che dalla strategia di employer branding di Alleanza si basa sul fatto che, come dicevo prima, abbiamo ripensato molto tempo fa, ormai sono passati qualche anno, Andrea, come ci dicevamo qualche giorno fa, abbiamo ripensato veramente all'offerta. Beh, abbiamo rivalutato molto il ruolo sociale che il consulente assicurativo sta avendo nelle scelte di protezione e di risparmio delle famiglie italiane. E quindi questo ha dato una chiave interessante, forse nuova, anche alle giovani leve che magari avevano un stereotipo, pensavano a un mero venditore di polizze. Ecco, noi diciamo sempre che non gestiamo polizze, ma gestiamo, non vendiamo polizze, ma gestiamo relazioni. E in questo particolare testo vi devo dire che sono stati due gli elementi chiave che abbiamo applicato sulla comunicazione. Poi forse riusciremo a capire se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male dopo qualche tempo, no? Però abbiamo pensato di agire con molta velocità, velocità che significa molta attenzione nel leggere il contesto di mercato in cui ci muovevamo, cioè nel sentire anche i bisogni, quindi laddove appunto essere molto in continuità con quello che era la lettura del web, la lettura del conversato. Quindi la lettura del conversato anche lato recruiting, quindi lato candidato, è molto importante perché ci dà degli spunti per andare, se vogliamo, anche un po' reindirizzare alcuni elementi di contenuto editoriale, di contenuto comunicativo. E l'altra è stata la frequenza di contatto. Abbiamo aumentato la frequenza di contatto a sostituire quella che era il valore della prossimità, cioè dell'elemento fisico, con la frequenza. Cioè, se prima ci vedevamo, ci sentivi una volta alla settimana, obiettivamente adesso dobbiamo intervenire sulla frequenza, perché a questo punto la vicinanza è qualcosa di più tangibile. Questo l'abbiamo affrontato non solo sulla parte di recruiting, devo dire che dal punto di vista comunicativo l'abbiamo anche affrontato con i nostri clienti, con i prospect. Quindi devo dire che su questo abbiamo applicato la medesima misura. Grazie Cristina. Allora, devo dire che mi porto a casa sicuramente, dopo aver ascoltato Daniele e Cristina, almeno due punti importanti. Il primo è che due grandi aziende si stanno muovendo nella direzione dell'employee advocacy, quindi certamente comunicazione istituzionale, importantissima, ma la peer-to-peer communication comincia a diventare nelle grandi aziende un tema importante da presidiare. E questo è il primo, secondo me, takeaway che ci possiamo portare a casa. Il secondo è, come temevo, è che il concetto dell'omnicanalità è un equilibrio dinamico. L'equilibrio per definizione è dinamico, quindi è un moto che oscilla sostanzialmente, e in questo momento sta fortemente oscillando verso la componente digitale dell'omnicanalità. Però, come dici tu, Cristina, il concetto di vicinanza non è necessariamente un concetto di vicinanza fisica e di prossimità. Possiamo essere vicini ai nostri clienti, ai nostri futuri dipendenti o ai dipendenti, anche senza vedersi scrivania o comunque fisicamente, voglio dire, no? Quindi questo senso di accompagnamento, di sostegno, di supporto, di guida può essere trasferito con tanti altri mezzi. E quindi questo, secondo me, è un altro secondo takeaway molto molto importante. E quindi, Dario,
sulla base di queste due evidenze arrivo a te e con te vorrei fare qualche riflessione, forse più di provocazione, voglio dire, no? Innanzitutto ti voglio chiedere cosa ne pensi di quella mia affermazione, cioè se davvero il lavoro è un'esperienza di consumo. E quindi il tuo punto di vista, soprattutto anche da una visione internazionale, insomma, quindi è vedendo anche mercati diversi, quindi magari questa è sicuramente uno spunto interessante che ci puoi dare. E poi se ci racconti come si può effettivamente incidere sulla reputazione di un brand come Value Autore di Lavoro e cosa state facendo voi di Indeed per aiutare le aziende in Italia da questo punto di vista. Grazie Andrea e Cristina e Daniele per gli spunti veramente interessanti. E sai che a me piacciono le provocazioni, così mi sveglio anche un po', e quindi partiamo da lì. È sicuramente un'esperienza di consumo, e l'elemento tempo credo che sia la parte più importante, è chiave ormai, no? Per tutti quanti, ce ne siamo resi conto soprattutto in questo periodo di clausura dell'importanza dell'elemento tempo. Questa cosa in realtà, e poi lo vedremo anche in un'altra serie di riflessioni, perché noi abbiamo fatto, oltre a cercare di stare vicini ai nostri clienti, come diceva Cristina, non tanto fisicamente, ma tanto come frequenza di contatto, perché questa è stata la cosa più importante, non si sapeva che cosa stava succedendo e che cosa sarebbe successo, quindi la cosa migliore e quello che abbiamo adottato in Indeed è stato: stiamo vicini ai nostri clienti ma anche ai nostri prospect, cioè capiamo insieme dove si può andare e che cosa si può fare. L'importanza del, e quindi noi abbiamo fatto una serie di tavole rotonde per cui abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze, un po' come questa che stiamo facendo oggi, no? E magari poi metto a fattore comune un po' degli elementi che abbiamo trovato, perché penso possano essere utili per tutti quanti. Però l'elemento del tempo, devo dirti che noi come Indeed, avendo questo osservatorio privilegiato, perché noi analizziamo 25 terabyte di dati al giorno a livello mondiale, no? È il comportamento dei job seeker nelle nostre piattaforme, era già abbastanza evidente, cioè stava crescendo sempre di più. Ti dico questa cosa perché e mi rilascio a una cosa molto interessante che ha detto Cristina adesso: noi avevamo già visto come i job seeker mettessero tra le loro priorità l'importanza della missione aziendale nella ricerca del lavoro. E questa, avevamo fatto un'analisi, una ricerca su un numero elevato di aziende in Italia, avevamo chiesto ai loro dipendenti, alle persone, che cosa sarebbe successo se avessero trovato un'azienda che rispecchiava la loro missione nella vita, e l'80% di queste persone ha detto che sarebbe stata disposta a cambiare lavoro l'indomani mattina. E mi piace quello che ha detto Cristina, perché Cristina, poi me lo sono scritto perché io ho la memoria di un pesciolino rosso che sappiamo che dura 8 secondi, e quindi Cristina ha detto che non vendiamo polizze ma gestiamo relazioni. È esattamente questo, no? Cioè è tutta un'altra cosa. Se la mia missione nella vita è gestire relazioni, questo forse può essere uno sbocco interessante per me. Quindi la parte del tempo è fondamentale, e ci dobbiamo rendere conto. Chi è avanti con l'età come me è anche bene che se ne renda conto velocemente, e quindi ho provato a declinare questa tua provocazione su un paio di punti. Ho provato a declinare il tema del tempo e lo smart working, perché ovviamente mai più attuale dello smart working in questo momento, e poi però ho provato a declinarlo anche ovviamente nell'ambito della ricerca del lavoro e quindi poi di come posizionare l'azienda. Ti dicevo che noi siamo stati vicini alle aziende, abbiamo ascoltato le loro storie. È evidente che oggi siamo stati forzati tutti quanti a spostarci verso lo smart working. Poi le aziende che abbiamo ascoltato ci hanno tenuto a evidenziare il fatto che il remote working non è detto che sia smart working, ma questo forse è un passo ulteriore nella discussione. Però la cosa che abbiamo visto essere comune a tutte le aziende è che si sono rese conto che la produttività in realtà aumenta, è superiore a quella che poteva essere nelle varie aspettative, no? Ci si poteva aspettare che diminuisse, in realtà questa produttività è aumentata. Ma è molto importante avere
sia delle nuove regole che dei nuovi modelli organizzativi e soprattutto anche un'attenzione alle persone, perché l'abbiamo visto che è un attimo perdersi via e rimanere in video conference dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e ci sono stati degli studi che hanno fatto vedere come essere in video conference sia molto più stressante che fare un meeting di persona, perché banalmente non hai pienamente la body communication, no? Quindi devi stare sempre lì ad interpretare, poi devi cercare di condensare in quello tempo schedulato, perché quello è, e se ti dimentichi qualcosa poi è un casino, se si può dire casino, perché come faccio? Oddio, ritorno nell'altra colma, ce n'ho schedulata un'altra. E quindi quello che è successo nelle aziende è stata quella di rimettere o mettere ancora di più al centro le persone. No. Le aziende lo hanno fatto più o meno tutte, alcune sono state più brave di altre, hanno fatto dei propri decaloghi, altre hanno introdotto dei corsi di Zumba online, qualcuno ha deciso che la pausa pranzo non può essere mezz'ora, ma deve essere un'ora, perché magari non devi solo mangiare tu, ma devi preparare anche il pranzo per chi è in casa insieme a te, e quindi magari puoi scambiarci anche due chiacchiere, perché sono le persone a cui hai detto no, scusami, sono in call, stai fuori dall'altra parte. Abbiamo visto questi bigliettini attaccati fuori dalla porta, la mamma o il papà è in meeting, se vi serve questo è qua, se no ci sentiamo per l'ora di pranzo, e quindi c'è stata questa attenzione con delle regole nuove e anche con dei processi nuovi, però si è visto che si può fare e che la produttività può anche aumentare. Spostiamoci quindi un attimo al tema che magari ci interessa un po' di più, che è quello della ricerca del lavoro, no? E quindi di una serie di dati che noi abbiamo analizzato e che stiamo mettendo a disposizione delle aziende. Il primo punto che Indeed ha da quando è nata al centro della propria strategia chi cerca lavoro, il job seeker. Quindi fa tutte le cose per far sì che il job seeker abbia un'esperienza qualitativamente elevata. Sappiamo che cercare lavoro è stressante e quindi cerchiamo di stressare le persone il meno possibile. Un paio di cose banali: noi abbiamo il criterio della rilevanza, se cerchi veterinario ti appare il lavoro del veterinario, e non ci sono corsi e non ci sono banner pubblicitari, perché stai cercando lavoro e tu vuoi trovare lavoro, non vuoi fare altre cose, no? In questo momento una delle cose su cui si sta focalizzando, una delle strategie che abbiamo a livello global, è quella che chiamiamo il black hole, ovvero la possibilità, cioè ovvero di ridurre la possibilità per il candidato di mandare una propria candidatura e di non avere una risposta, o di non avere una risposta in tempi brevi. Per fare questo, ovviamente, cosa ci deve essere? Il fatto che sulla piattaforma i lavori devono esistere, devono essere reali, perché se il lavoro non esiste o se sei dimenticato, a questo punto poi tu rispondi, ma nessuno dall'altra parte prenderà in carico la tua candidatura. E noi abbiamo visto, a differenza magari di altre piattaforme, no? Dove abbiamo visto post infiniti che dicevano ho mandato un centinaio di CV ma mai nessuno mi ha risposto, noi abbiamo un team che si occupa di questo, un team qualità, si chiama Squall, e questo ha fatto sì che noi abbiamo sì visto una decrescita del 55% degli annunci di lavoro per quanto riguarda la piattaforma italiana. Ma proprio perché gli annunci che invece sono rimasti sono annunci veri. E quindi il primo passo che abbiamo fatto è evitare che le aziende o i candidati perdano tempo, per ritornare al discorso del tempo, e far sì che i lavori presenti sulla piattaforma siano lavori che esistono. E poi abbiamo guardato quindi a questo punto, lato invece job seeker, come sono cambiate le loro ricerche. Questa è una cosa che noi stiamo portando avanti adesso anche in Indeed, dovremmo mettere in piedi stiamo cominciando a mettere in piedi un discorso di osservatorio. Perché? Perché abbiamo visto che molto spesso sono i candidati che guidano la ricerca del lavoro, ma che guidano anche, che scelgono anche dove andare, da qua l'importanza dell'employer branding. Non per tutti i ruoli, ma per molti sì. E quindi abbiamo visto come cambiano gli atteggiamenti dei job seeker. Il primo dato banale, qua ti do un paio di numeri, anche questi mi sono scritti perché sennò non me li ricordo. Il primo dato banale, era quello del lavoro a distanza, no? Noi abbiamo visto come la ricerca di lavoro a distanza, quindi termini come smart working, è cresciuto del più del 10.300% rispetto all'anno scorso, e era immaginabile, così come è cresciuto del 3.000% lavoro da casa online, o lavoro in remoto è cresciuto del 725%. Ma d'altra parte però abbiamo visto anche
anche come si è evidenziata una tendenza verso alcune ricerche come tutti i lavori, più del 490%, lavoro subito, più del 325%, no? Che danno un segnale dell'immediato bisogno di alcune persone di cercare lavoro. Queste erano magari cose un po' più banali, magari un po' meno banale, e lo abbiamo preso proprio come emblematico, è il lavoro agricolo. Siamo andati a vedere che cosa è successo, perché abbiamo visto delle variazioni grandi, giganti nel settore agricolo, e magari è anche una cosa che un'azienda non si aspetta, no? Quindi se io ti dico che i termini di ricerca come raccolta frutta nel mese di maggio sono aumentati del 1742% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, o che ricerche come lavoro agricolo più del 1000%, operai raccolta più dell'800%, magari tua azienda agricola dice: ah, però allora forse ci sono persone. Questo è successo perché era più difficile reperire operai stagionali, raccoglitori, no? Però sai, andare ad analizzare come si spostano i job seeker può dare delle indicazioni utili alle nostre aziende. E quindi arriviamo al punto di: se noi capiamo come si spostano, come cambia la ricerca del job seeker, a questo punto vediamo come si deve posizionare l'azienda in questo periodo. Una cosa veloce te la dico relativamente al discorso della mobility. Noi abbiamo fatto queste round table, come dicevo, più di un'azienda, ma le persone, gli HR director di queste aziende, hanno detto: ma noi stiamo pensando di introdurre in Italia il mobility manager, cosa figura che dovrebbe essere obbligatoria, ma poi che non essendoci stata nessuna sanzione, nessuno ha mai fatto, ma che rivestirà un ruolo chiave. Perché? Perché come tu mi raccontavi all'inizio di questa video call, che i tuoi studenti vogliono da adesso in avanti magari continuare a fare lo studio in remoto perché loro lavorano durante il giorno e non impiegare più 40 minuti per venire a fare lezione fisicamente. È la stessa cosa che succede all'interno delle aziende. Ci sono stati un paio di HR director che hanno detto: ma io perché devo fare un'ora e mezza di commute al mattino e un'ora e mezza alla sera? Forse se lavoro da casa sono anche più produttivo. Ecco, questa cosa la stanno pensando in tanti, non solo quindi all'interno delle aziende, ma anche al lato del job seeker. Quindi oggi pensare a ricercare dei talenti può essere più facile, e può essere più facile attirarli se tu dici loro: ma voi potete lavorare da dove siete, tanto ormai abbiamo visto che si può, no? Avevamo questo grosso punto di domanda della tecnologia, i tool, ma poi il controllo, come li controllo io quello che fanno? No, in realtà abbiamo visto che è possibile, anzi che la produttività magari aumenta anche, quindi bisogna aiutarli anche a lavorare un po' meno. Adesso chiaramente non vale così per tutti, ma forse avrò più possibilità di attirare questi talenti. E quindi che cosa devo fare? Devo continuare a comunicare le belle cose che io sto facendo all'interno come azienda e che magari spesso non comunico tanto fuori. Un'altra delle aziende che ha fatto parte della nostra roundtable ci ha detto: ma noi siamo per l'ennesimo anno best place to work, peccato che lo sappiamo al nostro interno mentre fuori lo sanno poco e non capiamo come mai. Forse se lo raccontiamo bene, questa cosa può anche essere interessante, no? Visto che dalle altre persone, dall'altro lato il job seeker magari è molto interessato al fatto che nella tua azienda si lavori bene. E quindi sicuramente abbiamo visto in questo periodo una convergenza ancora più forte tra funzione HR e communication, no? Certo. Questa è sempre, l'abbiamo vista declinata più o meno nelle varie aziende, ma è inevitabile. E la comunicazione è una comunicazione che ha due facce. Una faccia è all'interno, perché abbiamo visto tantissime aziende che hanno fatto tanta comunicazione interna, no? Perché è chiaro che i dipendenti sono le persone, sono la linfa vitale, e quindi abbiamo visto veramente un sacco di azioni fatte per comunicare all'interno che cosa stava succedendo, rassicurare i dipendenti. E poi la comunicazione fuori, che è un'altra cosa, che parte sicuramente dalla comunicazione interna, perché noi gli elementi li abbiamo già definiti lì, e poi però raccontiamoli anche fuori, no? Il caso dell'azienda Best Place to Work, la comunicazione fatta fuori.
E poi c'è, diciamo, un terzo elemento che è un 2B, diciamo, ed è stato trattato sia da Daniele ma anche da Cristina con il progetto bellissimo del progetto Smile. Che se poi questa cosa, io devo raccontarla perché la comunicazione istituzionale ci vuole per forza, però poi se questa cosa la raccontano anche i miei dipendenti e senza che abbiano una pistola puntata alla tempia perché sennò si vede, ma semplicemente trattandoli bene e quindi lasciando loro, magari incentivandoli a raccontare la loro storia, non raccontare la loro bella storia, ma raccontare la loro storia, e di dipendenti felici ne abbiamo tanti nelle nostre aziende, questa cosa è molto più credibile. E oggi, se noi ci pensiamo, lo facciamo normalmente questa cosa degli ambassador, delle recensioni. Se andiamo in un ristorante, in un albergo, ormai non facciamo più niente se non guardiamo quali sono le recensioni, no? Poi se queste recensioni sono tante, sono più credibili, e quindi sì, ruolo all'interno delle aziende, delle HR, della divisione HR, quella di stimolare i dipendenti a fare recensioni, perché più ce n'è, meglio è. Perché non utilizzare la parte delle recensioni per la scelta, una delle scelte più importanti che noi dobbiamo fare nella nostra vita, no? Che è quella di un nuovo lavoro, cioè perché non utilizzarla? Molte aziende prima, pre-Covid diciamo, quindi con ancora poca digitalizzazione o paura della digitalizzazione, avevano un po' la teoria dello struzzo, metto la testa sotto e così non guardo quello che c'è e succede quello che succede, e questo cosa faceva? Che le recensioni c'erano lo stesse, sparpagliate nel web, nei social, il passaparola, anche qua Cristina ha parlato del fatto che l'importanza del passaparola, invece magari è meglio avere un contenitore unico, aperto, dove ci può essere un confronto. Possono un po' influenzare queste conversazioni in modo light. Esatto. Si possono influenzare o correggerle, no? Perché magari molte cose non sono vere, allora puntualizzare lì dentro qual è la situazione, poi uno ha il libero arbitrio e sceglie quello che vuole scegliere, crede quello che vuole credere. Però sono un elemento sicuramente, sicuramente importante. Dario, grande, grazie mille perché veramente mi hai confermato alcune convinzioni che avevo, a partire appunto dal fatto che il lavoro sia un'esperienza di consumo, assolutamente, quindi abituiamoci perché è qualcosa di forte al quale dobbiamo abituarci per la nostra cultura che abbiamo sul lavoro, voglio dire. Però, insomma, mi hai confermato persone al centro, centralità ovviamente delle relazioni, sostanza, ed è quello che state facendo voi per aiutare le imprese ad essere, a puntare sulla sostanza e sulla verità, perché poi il digitale, attenzione, è un'arma a doppio taglio, è un grande volano di opportunità, ma le crisi di reputazione sul web camminano molto velocemente, quindi il fatto di ritornare alla sostanza delle cose, io dico che fa bene ovviamente a chi ci ascolta, ma fa bene anche all'azienda, perché comunque, voglio dire, ritorna a riflettere sui suoi elementi fondanti, su quella che è la sua strategia, e quindi ad offrire un reale valore alle persone. Quindi veramente grazie. E poi c'è tutto il tema della comunicazione interna. Noi stiamo parlando di comunicazione esterna, ma la comunicazione interna, nel momento in cui tu sei in una città e io in un altro e non ci vediamo veramente da 4 mesi, avere una comunicazione interna efficace è il presupposto per fare una buona comunicazione esterna, e oggi ovviamente ci sono tanti strumenti per farlo e questo periodo ce lo ha insegnato. Io invito tutti i partecipanti a fare delle domande, ad intervenire, soprattutto vale di questo primo giro di domande, adesso vorrei cominciare il secondo giro, quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ai nostri relatori, sentitevi liberi di farlo, potete scriverlo in chat o potete alzare la mano e quindi intervenire. Quindi sentitevi liberi di farlo in ogni momento e noi vi daremo o la parola o faremo rispondere i nostri relatori. Daniele, torno nell'attesa che ci sia e che arrivi qualche domanda, io ritorno a te. E questa volta vorrei parlare un po' più di recruiting, perché probabilmente, come già lo anticipavi prima, forse
Il processo di recruiting in questo periodo forse è uno dei processi che sicuramente è cambiato tanto all'interno di Esselunga. Tu mi raccontavi, e lo hai fatto in diverse occasioni, che la vostra candidate experience è una candidate experience molto importante, che comunque, voglio dire, ha, o quantomeno prima di Covid, aveva comunque dei momenti offline di presenza molto, molto strutturati. Com'è cambiata questa candidate experience durante questo periodo strano per tutti noi e che ruolo ha avuto il digitale nel riplasmare e riconfigurare questa esperienza? Sì, diciamo che già da un anno a questa parte abbiamo iniziato a rivedere un po' il processo di selezione. Noi in Esselunga ritenevamo l'elemento della fisicità del colloquio quasi imprescindibile, quindi ci dava sicurezza, ecco, non perché ci desse elementi in più, ma ci dava sicurezza. Quindi i nostri recruiter erano più sicuri nella valutazione, i nostri responsabili di funzione si sentivano più sicuri se vedevano il candidato, era una sorta di maggiore fiducia nello strumento del colloquio fisico. Quindi quando un anno fa circa abbiamo iniziato a pensare invece ad una digitalizzazione del processo, abbiamo incontrato tantissime resistenze, perché sembrava c'era molta diffidenza nel tool digitale, quindi è come se il tool digitale aiutasse il candidato ad ingannare il recruiter. Quindi abbiamo dovuto davvero sforzarci tanto all'inizio per far comprendere quanto fosse invece equivalente lo strumento e anzi ci portasse dei vantaggi, e per farlo l'abbiamo dovuto fare con ovviamente i numeri. Per giusto una premessa per far comprendere a tutti quello che è il nostro processo di selezione: noi ogni anno tocchiamo circa 60.000 persone per assumerne poi 3.000. Quindi vuol dire che, diciamo, dei 60.000 poi ne intervistiamo 30.000 fisicamente. Vuol dire che per assumere 3.000 persone facevamo spostare 30.000 persone. Quindi 27.000 persone scontente, 3.000 contente. Non andava bene, c'era qualcosa che non funzionava, specie perché erano poi magari anche i nostri clienti. E quindi non vivevano un'esperienza felice di questo approccio ad Esselunga. Questo nasceva da cosa? Da un paradigma che il candidato doveva conquistarsi la nostra stima, la nostra fiducia, doveva essere lui a convincerci che era la persona adatta. Questo paradigma negli anni si è un po' modificato. Oggi dobbiamo essere noi a convincere il candidato che siamo l'azienda adatta, e non potevamo quindi continuare nella scia di quanto fatto negli ultimi 60 anni. E abbiamo dovuto veramente rivedere subito alcuni aspetti. Per farti un esempio, avevamo dei form di registrazione machiavellici, quindi solo chi riusciva a compilarli poteva candidarsi in Esselunga e meritarsi un'opportunità. Andavamo contro un muro se non avessimo modificato questo approccio al candidato. E quindi abbiamo preso un po' questa sfida per migliorare da una parte la candidate experience e far vedere al candidato che anche noi approcciavamo in maniera moderna i nostri job seeker, perché anche se non erano ancora nostri dipendenti, comunque erano persone a cui tenevamo. Dall'altro lato non potevamo cavalcare il concetto della sostenibilità e poi far spostare più di 30.000 persone all'anno in giro per l'Italia. Dovevamo sicuramente modificare questo approccio, modernizzarlo, e quindi abbiamo iniziato ad adottare una serie di tools digitali, che ad esempio la videopresentazione per sostituire il CV cartaceo, il videocolloquio che già esisteva da quando sono forse al liceo, quindi da tanti anni, eppure non avevamo mai utilizzato. Abbiamo messo insieme una serie di strumenti che già esistevano per innovare tutto il processo e far sì che oggi i candidati avessero un approccio più moderno, più veloce, più facile. E questo ci ha salvato un po' la business continuity, perché quando poi a marzo abbiamo dovuto per forza di cose siamo stati costretti a digitalizzare completamente il processo, eravamo già pronti. Quindi, giusto anche per darti dei numeri, noi in questi 3 mesi abbiamo fatto oltre 6.500 video presentazioni e siamo riusciti a fare 3.000 colloqui video live, quindi mandare avanti poi 1.500 persone che sono in attesa di entrare in azienda, perché poi dopo anche lì ci sono dei tappi che non potevamo, se non si potevano spostare da regione a regione per venire a fare la visita medica, c'erano dei problemi che noi non potevamo superare col digitale, ecco, la visita medica digitale non è prevista. Però questo processo di selezione ci ha consentito davvero in questo periodo di dare continuità, ma soprattutto
Quello che diceva prima Dario, ho colto un attimo alcuni aspetti, ovvero oltre al fatto che la produttività è aumentata, perché lato recruiter è semplicissimo, posso organizzare il colloquio quando voglio, a qualsiasi ora, riesco a gestire il mio smart worker con molta più flessibilità, posso fare anche 2 ore di pausa pranzo, se io devo fare 8 colloqui in una giornata, li posso fare quando voglio, non ho vincoli di orari, e il candidato è sempre a casa, quindi... È stato bellissimo, rispondevano a tutti i messaggi che mandavamo tramite le varie piattaforme social, davvero è stata un'esperienza molto più produttiva. E dall'altro l'adozione di tools digitali ci ha permesso di generare molta più professionalità, perché ovviamente non avere un processo digitale vuol dire fare telefonate, vuol dire compilare fogli, vuol dire avere tantissima burocrazia, perché comportava delle persone che la facessero. Avevamo 7 persone che si occupavano di attività inutili, di attività ripetitive e rutinarie. Oggi abbiamo 7 recruiter che abbiamo formato in un anno e cui abbiamo insegnato a fare questo lavoro anche per figure più junior, che però ci danno una grande mano e loro stessi sono oggi molto più felici del lavoro che fanno. Quindi la digitalizzazione è da molti vissuta a volte come un tagliatore di teste. In realtà è un generatore di, secondo me, di professionalità e di nuove opportunità per tutti, se utilizzato correttamente. Ovviamente Covid ci ha dato in questo una grossa mano, perché le ultime resistenze sono magicamente crollate. Oggi non facciamo più neanche un colloquio fisico, ovviamente, perché non è possibile, e nessuno nota la differenza. Anzi, è diventata una quasi normalità. E speriamo che questa normalità poi ci accompagni anche dopo, che non ci sia invece poi un ritorno ad alcune abitudini. Ovviamente ci sarà sempre un contatto a volte con qualche candidato particolare a cui vorremmo anche far vedere quanto a volte è bello lavorare all'interno del nostro headquarter in quei giorni in cui ci lavorerà. Gli altri giorni sarà smart worker, quindi sarà uno smart worker e quindi lavorerà da casa. Però davvero passare dai 30.000 colloqui fisici magari a farne 500-600 penso sia davvero un bellissimo risultato. Avere delle persone molto più contente di lavorare perché fanno un lavoro qualitativamente migliore è un bellissimo risultato. Efficientare e quindi fare meno colloqui ma con più successo, anche quello è un grandissimo risultato. Quindi spero che questa esperienza ci porti poi a proseguire con queste best practices, come ad esempio, non ultimo, quello della dematerializzazione. Un'altra cosa che non riuscivo assolutamente a togliere dalla testa dei miei recruiter era che il colloquio si potesse fare senza una scheda cartacea. Quel pezzo di carta era indispensabile per prendere appunti, però facendo 30.000 colloqui avevamo per ogni candidato circa 5-6 pagine, immagina quante pagine di schede potessimo buttare via, utilizzare per 3 minuti, e neanche buttare via, perché non potevamo buttare via, erano dati personali, quindi andavano poi in scansione, venivano conservati per un tot di anni in base un po' al trattamento dei dati personali che abbiamo in azienda, quindi una mole di lavoro inutile. Oggi anche quello, non abbiamo le stampanti a casa, ci siamo dovuti arrangiare, ma l'abbiamo fatto in pochissimi giorni, quindi non esiste più una scheda cartacea, ma esiste un tablet, esiste un PC, esiste un telefono con cui riusciamo comunque a sopperire a tutta quella grande necessità che la carta sopperiva prima. Quindi davvero tantissime bellissime esperienze positive ci porteremo dietro e spero che riusciamo poi a farne tesoro e a proseguirle anche dopo questo periodo. Grazie Daniele per questo messaggio, io direi estremamente positivo e incoraggiante, perché è vero, c'è stato certamente il dramma sociale, sanitario che purtroppo ci ha segnato e che non ci dimenticheremo, però se vogliamo essere ottimisti in questo periodo drammatico, questo cambiamento è stato sicuramente un impulso all'innovazione e al cambiamento, e aziende come le vostre, che sono aperte sicuramente all'innovazione, hanno veramente intravisto l'opportunità di cambiare qualcosa. E questo a beneficio vostro, ma a beneficio anche dei candidati, delle persone. Quindi siamo alle porte di una nuova cultura sul lavoro che non potrà che far bene tanto a chi offre lavoro, ma soprattutto poi anche a chi vive, no, l'esperienza di lavoro all'interno della propria vita. E quindi, insomma, grazie per il contributo, ma anche per quello che ovviamente state facendo. Cristina, vengo a te. Ieri sono andato online, ho aperto
una sessione di navigazione in incognita, ho messo Digital Mindset e in seconda posizione della prima pagina di Google è uscito un vostro articolo del blog Molto di più. E questo ovviamente mi ha dato un po' di soddisfazione. Perché? Perché voi siete oggi uno dei primi casi di successo di inbound recruiting a supporto di una strategia omnicanale per a supporto anche dei processi di recruiting. Quindi il contenuto, ma ce l'hai detto anche prima, voglio dire, a tutti i livelli è sicuramente molto importante. Se ci racconti qualcosa della vostra strategia omnicanale e se ci racconti qualcosa del progetto Molto di più. Sì, certo. Allora, Molto di più è un blog. È un blog nato in uno scenario chiaramente un po' più ampio che, come hai detto tu, supporta il processo di recruiting. Abbiamo creduto a questa formula perché volevamo assolutamente andare a posizionarci in modo contributivo nei confronti del mercato del lavoro e quindi cominciare a dare anche dei contenuti a chi stava cercando lavoro. L'idea era quella di trovare un contenitore, un metodo, un mezzo di comunicazione, come è stato Molto di più, che è proprio un blog dove si trovano contenuti dedicati, utili per chi sta cercando lavoro, come può essere come comportarsi ad un colloquio di lavoro, come può essere come fare personal branding e quindi come riuscire a mettere bene in dare visibilità alle proprie competenze, alle proprie esperienze. Questo perché è stato forse la punta, il punto iniziale di andare a raccogliere tutti coloro che avevano un interesse per poi far capire loro anche se avevano se Alleanza poteva essere poi una scelta su cui andare per trovare un ruolo professionale e quindi poi una scelta lavorativa. Proprio perché mi collego alla tua affermazione che ormai il nostro lavoro è diventato un'esperienza di consumo, anche l'esperienza di trovarmi su un blog perché sto cercando lavoro, quindi approfondire dei contenuti e verificare e vedere assieme poi alle mie necessità, quelle che sono poi invece magari mi posso anche sorprendere del fatto che un ruolo come quello del consulente possa essere interessante. Quindi il blog è stato un elemento di contenuto e di contribuzione molto forte, che ha dato modo a noi di allargare il nostro spettro e quindi di parlare di employer branding anche sotto un'altra chiave, quindi andare a far capire a coloro che erano interessati ad attrarli e poi magari fare traffic building verso i canali social, verso il nostro sito e portare a fare una candidatura, perché comunque la tecnologia, la struttura tecnologica su cui si basa il blog è portare comunque poi a essere attrattivi come compagnia e quindi poi a far valutare ai nostri candidati prospettici l'opportunità di entrare a lavorare in Alleanza. L'abbiamo pensato in questo modo perché era la parte, diciamo, che ci mancava nella strategia omnicanale che abbiamo pensato. Il progetto più ampio si chiama Generazione Alleanza, è il programma di recruiting di Talent Attraction che è stato lanciato appunto in pilota alla fine del 2017, che ha visto la sua evoluzione nel 2018 e ha preso consapevolezza e completamente avvio nel 2019 e nel 2020 è il programma attivo che ogni mese appunto attrae talenti e li inserisce in un percorso formativo importante, perché poi nella nostra metodologia siamo noi a dare un pacchetto di clienti al nostro consulente, quindi a formarlo, a fare coaching, a
quindi ad accompagnarlo nella costruzione del ruolo del consulente assicurativo, che non è un ruolo banale che si può pensare di approcciare quando non si sa che fare. Quindi volevamo persone convinte, cioè persone scelte, selezionate, ed ecco perché abbiamo messo in pista anche dei mezzi di selezione molto raffinati, non tanto per articolare la selezione, ma per essere, diciamo, sicuri di poter investire anche sulle persone giuste, che dopo avevano ben interpretato il ruolo e, diciamo, la tipologia di professione che andavano a poi ad adempiere, e che quindi potessero poi avere un'esperienza di consumo in questo senso. Quindi le aspettative che si hanno devono essere concretizzate poi nella realtà. Su questo noi ci teniamo molto, ecco perché anche il blog ci è servito a raccontarle, cioè il blog ci è servito a togliere ogni dubbio. Quindi se per caso ho delle tematiche che non comprendo, beh, posso attraverso dei contenuti redazionali, dei contenuti editoriali, attraverso dei takeaway che vi posso portare a casa per capire meglio, o attraverso un confronto, se poi arrivo anche sulla parte sito dove faccio l'application, o sulla parte social dove invece mi confronto direttamente con le persone che lavorano in alleanza, posso trovare tutti gli elementi utili per capire se quella è la professione adatta a me, se mi entusiasma. Poi nel processo di recruiting ci sono tanti altri touch point, come appunto il Talent Day, che è un'occasione in cui presentiamo noi l'azienda, e quindi ed è il candidato poi che noi, a noi va bene a dire sì, mi piace o non mi piace, l'ultimo giro per capire se quella è la scelta giusta per il proprio futuro. Perché il lavoro non è qualcosa che si può scegliere come acquistare un chewing gum alla cassa, ma invece qualcosa che veramente consapevolmente bisogna scegliere. E da questo punto di vista credo che ci siano veramente dei talenti che oggi in Italia possono trovare in un ruolo come quello del consulente assicurativo anche un ruolo all'interno del proprio network territoriale, quindi diventare una figura che ha un ruolo, come dicevo prima, anche sociale in questo senso. Questo è stato il blog, ci ha aiutato e ci sta aiutando molto nel comunicare su questo, e quindi mi fa molto piacere che tu hai trovato nell'indicizzazione di Google un contenuto che chiaramente poi, come sapete, le strutture contenutistiche, quindi i blog sono sempre indicizzati, hanno comunque una technicality dietro di costruzione che chiaramente porta poi affluenza, e quindi il blog è stato anche diciamo il mezzo per amplificare il funnel, quindi di ricettività del nostro percorso. Beh, ma sicuramente grazie Cristina. Ecco, quello che mi porto a casa è lo sforzo di voler informare ed educare le persone ad una scelta, che è un po' quello che diceva poi Dario prima, cercando di fare il giusto matching con delle offerte vere di lavoro, no? Quindi se ci sono aziende che si preoccupano di dare il giusto contenuto per spiegare, educare, informare, ma non tanto solo sulla posizione, su cosa voglio dire avviare un certo percorso professionale che poi impatterà sulla tua vita. Nulla è immutabile, però sicuramente se un giovane di 25 anni, di 30 anni fa una scelta per avviare un certo tipo di professionalità, ecco, poi questo avrà delle implicazioni sul suo percorso di carriera. Quindi essere un'azienda responsabile vuol dire anche questo, quindi informare ed educare le persone, che poi è un po' il cuore del processo inbound. Grazie Cristina. Dario, arrivo a te e vorrei continuare un po' sulla falsariga della provocazione. Secondo me dobbiamo ancora riflettere ancora un pochino sul potere delle conversazioni, ok? Perché ancora secondo me noi le attribuiamo alla scelta del ristorante, dell'albergo e della vacanza, però le conversazioni tra pari oggi possono esprimere veramente un potere esplosivo, ma in tantissimi contesti. Penso che su Facebook ci siano qualche
130-140 milioni di gruppi nel mondo, e lo dico veramente in modo spannometrico, e all'interno di questi gruppi si parla di tutto, dalla salute a tematiche più frivole, voglio dire, e quindi pensate l'impatto che un consiglio di una persona può avere su un'altra persona, nel bene o nel male, perché attenzione, poi ci sono anche, c'è tutto un tema di fake news, c'è un tema di digital literacy, ci sono persone che non sono nelle condizioni di poter scindere ciò che è giusto da, insomma, ciò che è corretto, ciò che è fondato, ciò che è oggettivo da ciò che non lo è. Quindi il potere delle conversazioni tra pari nel mondo del lavoro può avere un'enorme influenza, Dario, e su Indeed le conversazioni tra pari, insomma, le recensioni ci sono, voglio dire. Ci racconti un po' questo tema e come lo state gestendo e come può essere utile per le imprese? Sì, molto volentieri. Poi pagherai tutte queste provocazioni, Andrea, ma tanto lo sai. E guarda, sì, e ne approfitto, tra l'altro, partirei, visto che c'è una domanda molto interessante di Damiano Dordi, e partirei da questa, perché la domanda che lui fa è... dato per assodato che nelle multinazionali il concetto di uomo al centro è stato assimilato, come possiamo cercare di promuoverlo nelle PMI? Aziende che rappresentano la spina dorsale dell'economia nazionale. Ho la sensazione che questa categoria di imprenditori non l'abbia ancora capito. Allora, è interessante perché tutti gli argomenti che noi stiamo trattando, tutte le cose che stanno facendo, in realtà sono veramente cross. Perché? Perché quello che è successo, un altro degli effetti che questo Covid ci ha portato, è stato quello, secondo me, di una nuova democrazia dell'informazione, no? E abbiamo già visto come molte aziende ci hanno detto che l'aspetto formale si è ridotto un sacco, no? Quindi prima facevi meeting di persona, eri con la giacca, la cravatta, io non ce l'avevo, ho già addirittura la maglietta di Indeed, come vedete, e poi non entriamo più nell'ufficio con la persona, con la poltrona di pelle alla Fantozzi, no? Ma entriamo nelle case, da me vedete con bellissimo microonde qua dietro, e quindi questa cosa ha democraticizzato tutto quanto, no? E l'altra cosa interessante è che le possibilità oggi vengono date in maniera uguale a tutte le aziende. È chiaro che poi i tool ci devono essere, il portatile ci deve essere, la connessione ci deve essere, però non sono degli investimenti giganti che le aziende devono fare. Una volta che questi sono stati fatti, poi contano di più i processi e la guida che viene data alle varie aziende. Quindi, per rispondere anche a Damiano, in realtà noi stiamo vedendo tantissime piccole e medie aziende che hanno messo la persona al centro e che stanno facendo un sacco di belle cose. Abbiamo delle aziende che hanno delle pagine, delle company page sulla nostra piattaforma bellissime, ma sono aziende piccole. Anzi, ti dirò di più, che più l'azienda è piccola, più la pagina è bella a volte. Perché? Perché tu devi raccontarti e devi dire perché è molto meglio venire a lavorare da te, piccola azienda, piuttosto che andare da quella grande, semplicemente facendo vedere cosa succede. Ad esempio, magari da te puoi gestire subito un progetto invece che fare il passacarte. O da te magari puoi sicuramente lavorare in smart working, mentre per l'azienda grande ancora no. Quello che è fondamentale è che l'imprenditore lo capisca, certo, è ovvio, perché poi tutto parte da lì. Però c'è la possibilità di guidare un po' questa cosa, perché basta portare i dati, basta far vedere che oggi i job seeker lì sono. Quindi la spinta forte arriva dal lato del job seeker, e quindi la funzione HR può cominciare a raccogliere dati, informazioni, far vedere come si comportano i candidati nel web. E noi, per fare questo, per aiutare le aziende a fare questo, lavoriamo spesso con la divisione HR, con la divisione comunicazione, con la divisione talent attraction, per fornire tutti un po' di dati che gli ho raccontati prima, no? Ma ne abbiamo tanti altri, quindi per far vedere come il candidato oggi sia online, e quindi ci debba essere un'adeguata presenza online dell'azienda. Adesso poi ti racconto un altro paio di aneddoti. Marco Caputi, verde prateria o montagna insormontabile? A me piace sempre vederla come verde prateria, perché in realtà noi abbiamo davvero
ampi spazi di crescita che oggi sono fondamentali, sono inevitabili, cioè non si può tornare indietro e ci sarà anche un gioco diverso da adesso in avanti, non è che torniamo a fare il gioco di prima con regole diverse, secondo me è proprio un gioco diverso da fare. E abbiamo visto che in così poco tempo abbiamo fatto passi da gigante in Italia. Eravamo indietro come digitalizzazione delle aziende, ma tu Andrea lo sai benissimo perché ti occupi di questo tutti i giorni. E questa cosa ci ha forzato a fare i passi in avanti e noi italiani, quando poi li dobbiamo forzati, li dobbiamo fare, siamo bravissimi. Oggi molte aziende hanno fatto questo passaggio verso la digitalizzazione e verso l'efficienza. C'era Daniele che parlava dell'efficienza dei recruiter. È un argomento molto interessante questo, perché in realtà l'efficienza è l'efficienza aziendale, no? Non solo dei recruiter. È ridurre i tempi, migliorare la qualità. Cristina parlava di trovare le persone giuste. Oggi ci sono gli strumenti, noi utilizziamo anche strumenti di intelligenza artificiale, di machine learning sulla nostra piattaforma, stiamo andando sempre più verso trovare il candidato giusto, qualitativamente giusto, no? Utilizzando screener question, assessment, gli strumenti ci sono. Le aziende li dovevano implementare, noi lo dicevamo da tempo, adesso se ne sono resi conto perché è diventata inevitabile, la carta non c'era più e quindi se tu volevi assumere delle persone lo dovevi fare solo sfruttando lo strumento digitale, no? Quindi secondo me l'opportunità è grande anche per le piccole e medie imprese. Nel momento in cui riusciamo a convincere di questa cosa utilizzando la forza trainante che saranno i candidati, perché i candidati oggi se non vengono qua sempre più spesso vanno da un'altra parte, quest'altra parte magari è fuori dall'Italia, no? Oggi molti candidati prendono in considerazione di uscire da questo paese per poi magari rientrarci, ma lo fanno in tanti, quindi secondo me è una cosa ormai inevitabile. E per invece per tornare alla tua provocazione che mi piace molto, ne abbiamo già parlato un po' dell'importanza degli employee ambassador, dei peer, delle persone che sono in azienda da noi, ma non solo di quelle che già sono in azienda da noi, c'è l'importanza anche dei candidati, perché noi abbiamo visto uno dei dati che abbiamo, delle ricerche che abbiamo, fa vedere come una persona che ha avuto un'esperienza, una candidate experience non positiva in fase di recruiting, non solo non si è più candidata per quell'azienda, ma addirittura ha smesso di comprare i prodotti di quell'azienda. E questa cosa poi l'ha raccontata in giro per il famoso passaparola che dicevamo prima. Quindi l'importanza non è solo dei brand ambassador, ma è proprio di qualunque persona ci sia dall'altra parte, no? E se le persone che ci sono dall'altra parte sono dei job seeker, ma sono anche dei potenziali consumatori, l'importanza diventa ancora più grande. Noi, guarda, per darti qualche dato che ovviamente mi sono scritto, come ti dicevo prima, un sondaggio che abbiamo fatto, il 95% degli intervistati ha affermato che nel momento in cui stanno prendendo in considerazione una nuova opportunità di lavoro, la conoscenza della reputazione del datore di lavoro di quell'azienda è in qualche modo il 33%, o estremamente importante nel 62%. Quindi la quasi totalità dice che se io non ho una reputazione aziendale online, da te non vengo, ma ti dico un elemento ancora più importante, che due candidati su tre sono arrivati a dirci che se non trovano un'adeguata presenza online dell'azienda rischiano di considerare l'annuncio fake, finto. Non è vero. Cioè, non vengo da te perché magari l'azienda non mi piace, ma ho dei dubbi sul fatto che quell'annuncio sia vero. E poi la paura delle recensioni negative. Innanzitutto, se non c'è una recensione negativa, sono finte, perché qualcuno a cui non sto simpatico di sicuro c'è, e qualcuno che lavora da me, che ha avuto problemi magari col suo capo personali, c'è, voglio dire, adesso sfido chiunque a dire che tutti i dipendenti della mia azienda sono tutti felici e contenti e hanno voglia anche di raccontarlo, no?
Quindi è inevitabile che ci siano delle recensioni negative. L'importante è averne tante, quindi poi che ci siano anche quelle positive. L'opinione negativa non è un problema insormontabile. Le recensioni vanno gestite. Il 70% dei job seeker è pronto a cambiare opinione su un datore di lavoro che risponde in modo corretto a una recensione. Poi, l'opinione su quella cosa specifica magari rimane negativa, ma l'idea dell'azienda diventa positiva, perché è un'azienda che è presente, che sta gestendo la sua presenza online, e quindi la mia percezione dell'azienda, per ritornare a quelli di prima, diventa positiva, anche se magari la singola recensione non lo è. Chi è che non fa errori? Chi è che non... è inevitabile, no? Che ci siano delle cose che non vanno. L'importante è che io li ascolti queste cose e che risponda. Questa è una cosa bella. Io vedo, quando vedo i miei figli che fanno i giochini, se tu guardi, ci sono le recensioni dei giochini, e le uniche recensioni a cui il chi ha prodotto il gioco risponde sono quelle negative, dicendo: ah, grazie mille, lo sappiamo che c'è questa cosa negativa, ci stiamo lavorando e la metteremo a posto. Quelle positive non rispondono. Sono bravissimi quelli che fanno il gaming, perché sanno questa cosa, e quindi sanno che se tu rispondi a questa cosa, la percezione dell'azienda: oh, che azienda seria, guarda, sanno che c'è un problema, non è che non lo dicono, ma addirittura rispondono e ci stanno anche lavorando, quindi la percezione dell'azienda cambia completamente. Le recensioni sono importanti, come dicevamo, non solo nella prima fase di ricerca, ma svolgono un ruolo vitale anche nella parte conclusiva del processo, no? Noi pensiamo: ah, sono importanti solo per attirare i candidati. No, non è vero. Sono importanti per attirarli, sono importanti anche poi per far sì che completino l'ultimo passo, che vengono a lavorare da noi. Il candidato, quasi la metà, il 45% delle persone che noi abbiamo intervistato, ha nominato le recensioni dell'azienda online da parte dei dipendenti attuali o dipendenti precedenti come uno dei fattori più importanti per prendere questa decisione. L'unico elemento che ha superato questo 45% come importanza nel decidere se accettare o meno poi l'offerta finale, con il 57%, è stata l'informazione sullo stipendio, perché alla fine vogliamo sapere quanto vogliamo andare a guadagnare in quell'azienda. Ma 57%, 45% è tanto, il fatto che le recensioni dei dipendenti siano importanti. Quindi la presenza online è fondamentale, non ci possiamo più nascondere. Se ci vogliamo guardare del positivo, per essere ottimisti in quello che ci è successo, è che questo ha accelerato tutto questo processo. Online ormai ci siamo, e ci siamo tutti, i candidati c'erano già da tempo, noi come aziende dobbiamo accelerare questo passaggio, le aziende lo stanno facendo, acceleriamo ancora un po' e vedremo dei benefici notevoli. Abbiamo visto già Cristina e Daniele che ci hanno raccontato un po' dei passi che hanno fatto loro e dei benefici che hanno già avuto, e noi lo riscontriamo in tante aziende con cui stiamo lavorando. Grazie Dario, perché secondo me hai contribuito a smontare un demone gigante, che è quello della recensione negativa, che non è un peccato originale, può capitare, solo chi non fa non sbaglia, quello che conta è come le gestiamo poi le cose, quindi apriamoci a questo tema, perché sicuramente è importante. E poi mi porto a casa un'altra cosa bella che hai detto sul tema della digitalizzazione delle persone al centro, soprattutto per la piccola impresa. Guardate, noi siamo state l'economia che nel mondo è stata famosa per il famoso detto small is beautiful. Il nostro organismo imprenditoriale poi all'interno di distretti ci ha reso un po' famosi nel mondo, e qualcuno lo ha anche esportato come modello. Il digitale è veloce, molto veloce, e il nostro essere piccoli come imprese ci ha reso molto flessibili nella storia, cioè nel senso, uno dei nostri vantaggi competitivi era la flessibilità e la velocità. Il digitale è veloce, noi siamo veloci e flessibili. Bene, cambiamo il detto da small is beautiful, small and digital is beautiful. Quindi vuol dire che se la piccola impresa che è veloce ed è flessibile abbraccia un digitale che, guardate, è solo culturale, perché la tecnologia oggi è facile, costa poco ed è facilmente reperibile,
Quindi è solo un problema, diciamo, culturale di affrontare un cambiamento, ma non è come affrontare la tecnologia 10 anni fa, 15 anni fa, per non andare ancora più indietro, voglio dire. Quindi è estremamente fattibile. E rispondo anch'io, le persone al centro, sì, le persone... La verità è che nessuna tecnologia, la migliore tecnologia, può portare performance. Le performance le portano le persone. Quindi se ancora esistete come imprese, perché ci sono delle persone all'interno della vostra azienda che sono al centro e che portano i risultati, bisogna solo riconoscerlo. Riconoscerlo e capire che a volte ci sono dei cambiamenti culturali nel gestire queste, ma la persona è da sempre al centro. Poi ce ne possiamo esserne più o meno consapevoli, più o meno riconoscenti, ma non c'è azienda che funzioni che non abbia un merito ascrivibile a persone di qualità, talenti, chiamateli come volete. Questo è un po' il senso. Andrea, se posso solo aggiungere l'ultima cosa, perché noi lo usiamo spesso come metafora all'interno di Indeed, ma abbiamo visto che funziona con le aziende con cui abbiamo parlato fino adesso. Quando ci sono i gran premi di Formula 1, quando purtroppo succede un incidente grave, quello che succede è che entra la safety car, no? E quindi purtroppo entra la safety car e quello che succede è che magari c'erano delle macchine che avevano un vantaggio gigantesco, anche di mezzo giro, di un giro, e con l'ingresso della safety car succede che tutte le macchine sono nuovamente allineate, no? E quindi recuperano in un secondo lo svantaggio che avevano. Allora, a me piace usare questa metafora per la situazione che si è verificata adesso. La usiamo al nostro interno, ma credo che possa essere valida anche per le aziende italiane, per le piccole e medie imprese. È come se oggi fosse entrata una gigantesca safety car per tutti, per noi. Sicuramente avevamo uno svantaggio in termini di digitalizzazione delle aziende, anche nei confronti delle aziende estere, no? Che erano un po' più avanti, o alcune aziende in Italia erano più avanti di altre. È entrata questa grossa safety car e ha abbastanza equiparato le posizioni di tutte, perché chi era indietro ha avuto il tempo, poco, ma l'ha avuto, per arrivare, e da adesso in avanti si giocherà una partita nuova, la gara non è più lo stesso circuito di prima, magari c'è la pioggia, magari c'è lo sterrato, perché non sappiamo che cosa succederà, però siamo lì in prima linea, e quello che possiamo fare è monitorare la situazione, dare voce sempre di più ai job seeker, ai candidati, perché è importante capire dove loro vorranno andare, portare il messaggio all'interno, se è una piccola media azienda, magari padronale, portiamo questo messaggio all'interno, però è un'opportunità gigante secondo noi di Indeed, perché ci equipara. Assolutamente, sono d'accordo. Guardate, il tempo purtroppo sta stringendo, però c'è una domanda al quale io volevo che qualcuno di voi potesse dare una risposta. Daniela dice, buongiorno a tutti, come viene impattata la procedura di recruiting per le persone con disabilità, sia da parte loro come candidate experience, sia da parte delle aziende. Se c'è qualcuno di voi che... Guarda, Andrea, se vuoi lo sto affrontando proprio in questi giorni, quindi grazie, posso raccontarti velocemente la mia testimonianza. Allora, intanto bisogna distinguere disabilità e disabilità, perché una persona che ha patologie che non intaccano, diciamo, la parte più psichica, e non hanno nessun tipo di problema ad approcciarsi con un tool digitale, perché non hanno nessun tipo di problema ad approcciarsi a strumenti tecnologici moderni. Gli altri invece fondamentalmente non cambia nulla, perché già prima i colloqui, ad esempio con dei disabili psichici, li facevamo già in presenza del tutor, quindi il tutor è comunque presente. E sarà presente video e lo aiuterà nell'utilizzare lo strumento, anche qualora ci possano essere degli intoppi o delle difficoltà di collegamento. Vi faccio un esempio che non c'entra con la disabilità, ma per certi aspetti ricorda alcuni concetti. Faremo adesso dei colloqui a dei rifugiati politici, che ovviamente non hanno strumenti digitali a supporto per poter sostenere un colloquio digitale, né a volte hanno una padronanza della lingua tale per cui riescano sempre a condurre un colloquio facilmente, neanche dal vivo. In questo caso li faremo in azienda territoriale di Monza, sanitaria territoriale di Monza, che li aiuterà nel collegamento, li aiuterà se dovesse esserci qualche tipo di intoppo. Quindi sinceramente non cambia molto in termini di approccio, perché quelli che sono persone che hanno facilità di approccio al colloquio fisico l'avranno anche digitale, gli altri sono assistiti come già sempre avviene in tutti gli altri colloqui fisici. Grazie Daniele per la risposta.
Allora, il tempo, ahimè, volge al termine, anzi siamo andati anche un pochino oltre, me ne scuso, ma gli argomenti erano sicuramente molto interessanti e spero vi sia un po' piaciuto il tutto. Vi ringrazio veramente per essere stati qui con noi, io mi avvio veramente alle conclusioni facendovi vedere, un secondo che provo a ricondividervi la presentazione di chiusura. Eccoci qua, dovreste vederla adesso. Innanzitutto vi ricordo che il prossimo 17 giugno, quindi mercoledì prossimo, avremo l'ultimo evento di questo ciclo di workshop sulla business continuity, dove ovviamente parleremo più di aspetti legati al marketing e alle vendite. E avremo il piacere e l'onore di farlo con Francesco Stellini, direttore marketing del gruppo Fate Bene Fratelli, Mario Ragno, direttore marketing di Andrew Spiauser Italia e Damiano Dordi, che invece è direttore generale di Fratelli Giacomel. E poi c'è tutto il tema invece dei takeaway che vi avevo annunciato prima e che lascio la parola a Laura per nostra responsabile marketing, Laura Fornaroli, per annunciarli. Laura. Esatto, vi fornisco alcune brevi informazioni sulla modalità di ricezione di questi takeaway. Oggi pomeriggio riceverete un'email contenente come allegato la presentazione, quindi il framework metodologico. Per quanto riguarda invece il Digital Maturity Score, all'interno dell'email troverete una call to action, perché per procedere con la versione di prova abbiamo bisogno di raccogliere alcune informazioni in più, per cui vi invito a cliccare sulla call to action, vi sarà un bottone che vi inviterà a ricevere maggiori informazioni, atterrerete su una landing page con un form, una volta compilato il form vi manderemo tutte le informazioni del caso per procedere appunto con la prova. Ovviamente poi se avete domande potete chiaramente contattarci. Grazie Laura. Quindi Digital Maturity Score è un assessment che abbiamo sviluppato per testare il vostro livello di maturità digitale, mentre il framework metodologico di cui parlava Laura è quello che in sintesi abbiamo accennato oggi su come sia possibile effettivamente comunicare in modo efficace una strategia di employer branding, tanto a livello organico quanto a livello paid. Ok, allora ritorno a voi. Io ancora vi ringrazio per essere stati qui con noi, spero di vedervi in un prossimo appuntamento e cedo la parola ad Angela per un saluto di chiusura. Sì, non vi rubo tempo perché siamo andati veramente lunghi questa mattina, ma devo dire che di nuovo contenuti veramente molto molto interessanti, spero che anche tutti i partecipanti possano portare a casa delle informazioni utili per la loro attività lavorativa, ma anche come stimolo generale di riflessione su che cosa questo periodo ci può aver insegnato nel bene e nel male, che cosa davvero ci possiamo portare dietro anche nei mesi a venire, perché come giustamente avete sottolineato tutti, cerchiamo di beneficiare delle esperienze positive che sono venute fuori. Rinnovo l'invito a seguirci anche mercoledì prossimo. Come già scritto da Laura in chat, abbiamo già attivato le registrazioni, quindi chi volesse può già registrarsi per l'appuntamento della prossima settimana. E grazie ancora Andrea per riuscire sempre a portarci dei contenuti così interessanti tutti i mercoledì mattina. Vale la sveglia presto, direi. Vale decisamente la sveglia presto. Un saluto a tutti quanti. Grazie ai nostri relatori per essere stati qui con noi, veramente per il vostro prezioso contributo, e spero ci saranno altre occasioni, magari in presenza da te, Angela, ospite. Molto volentieri. Io le porte le apro volentieri. Assolutamente. Con tutte le condizioni di sicurezza che sono necessarie. Bene. Grazie, a presto. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.